com'è tarda questa notte, la mia luna spina. Venga giù alla finestra quella luce bambina. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Amore Criminale. Prima di raccontarvi le due storie della puntata, io voglio cominciare con tre domande. La prima è perché alcuni uomini uccidono le donne. La seconda è perché un uomo può diventare così violento. E infine la terza, perché una donna non scappa, cioè perché non va via in tempo utile a salvarsi. Ecco, queste sono le domande più frequenti che ci inviate nelle mail che riceviamo dopo la trasmissione. Sono domande importanti alle quali cercheremo di dare una risposta e lo faremo sempre attraverso il racconto delle nostre storie. Però in questa edizione di Amore Criminale abbiamo deciso di dare voce anche agli orfani di femminicidio. Sono ragazzi e ragazze, a volte addirittura bambini, ai quali è stata ammazzata la mamma dall'altro genitore. Ecco, in ogni puntata la prima storia che vi racconteremo sarà sempre quella di un orfano. Poi nella seconda storia ricostruiremo, come sempre con la docufiction, un caso di femminicidio. Quindi iniziamo dalla prima storia, dove a parlare sono gli orfani. L'8 giugno 2016, in una villetta di Pastrengo, vicino Verona, viene uccisa Alessandra Maffezzoli, picchiata e accoltellata dall'ex compagno. La vita di Alberto e Massimo, i due figli nati da una precedente relazione, cambia in una sola notte. L'8 giugno io ero a casa di mia nonna con mio fratello. Ha ricevuto un messaggio da una vicina dove diceva che era successo qualcosa. Ho cominciato a chiamare mia mamma per vedere se mi rispondeva, solo che i telefoni squillavano a vuoto. E a un certo punto mi scrive una mia amica che abitava lì di fianco a Pastrengo, dove abitavamo noi, e mi scrive: guarda che c'è un'ambulanza, hanno ucciso una persona nella tua fila di appartamenti. Fatalità, mio fratello è riuscito a farsi portare a Pastrengo da un mio amico in moto, e sono arrivati là, c'era l'ambulanza e gli hanno detto insomma quello che è successo. Poi ha chiamato di nuovo questa mia amica, io ero rimasto a Garda, che poi è riuscita a venirmi a prendere, e siamo arrivati lì con i carabinieri che mi hanno detto: adesso tu sei il responsabile di tuo fratello. Alberto è il fratello maggiore e i carabinieri gli affidano Massimo, che il giorno dell'omicidio della mamma è ancora minorenne. Ci è venuta a prendere mia zia, che ci ha portato a casa, e quella mattina lì, al telefono, ho visto com'era morta mia mamma. L'articolo di giornale: 7 coltellate. Maestra uccisa con 7 coltellate. Partiamo dall'inizio. Quando Alberto e Massimo sono ancora piccoli, il padre dei due ragazzi sparisce e non si fa più vivo. Alessandra va avanti da sola e con il suo stipendio da insegnante cresce i figli non facendogli mancare nulla. Mia madre, quando ha avuto il secondo genito, quindi me, è stata lasciata proprio per strada, è stata abbandonata da quello che è mio papà, che è sparito, ha fatto perdere le sue tracce, e lasciandola veramente per strada, con piena di debiti, ecco. È una grande donna perché, nonostante questo, con due figli piccoli, è riuscita a rialzarsi, a ripagare tutti i debiti. I ragazzi sono pieni di bei ricordi della vita passata con la loro mamma e ne conservano gelosamente la memoria. Ricordo quando mi ha preparato per il mio 18° compleanno un DVD con dei video, foto dei miei anni passati, insomma.
e lei non era negata in, col computer, e queste cose qua, insomma, ci aveva messo l'anima e ce l'ho ancora. Quello è una cosa che mi ricordo particolarmente, mi tengo sempre lì, insomma, ci tengo. Mi ricordo soprattutto una giornata che siamo andati su un'isola e ha voluto noleggiare un motorino, solo che non si ricordava bene come guidarlo e alla fine siamo dovuti tornare a darlo indietro perché non ci riusciva e ci siamo mossi con i bus. E quello è proprio una cosa che mi è rimasta impressa. Ma nella vita di Alessandra e dei suoi figli, un giorno, fa il suo ingresso un uomo egocentrico e stravagante, Gianluca Falchetto, detto Jean, l'uomo che renderà orfani i due ragazzi. All'inizio Gianluca cerca di mascherare la sua vera indole di persona narcisista e possessiva. Gianluca inizialmente si è presentato come una persona normale. Poi ovviamente andando avanti col tempo i difetti sono venuti fuori, i difetti hanno cominciato a superare i pregi perché è andato sempre più in peggioramento. Era particolare, uno che parlava molto, che tendeva ad essere egocentrico e a volte risultava pure essere pesante, tanto parlava, iniziava non finiva più. In questo fiume di parole, Gianluca prova a spezzare il legame che i figli hanno con la madre. Ma stanca delle umiliazioni e i maltrattamenti che subisce, Alessandra decide di troncare il rapporto con Gianluca. Quando si sono lasciati, sicuramente lì si è visto che lui iniziava ad essere pesante, stalker appunto, da questo punto di vista. E mia mamma ha cercato sempre di comportarsi in maniera normale per non far trasparire magari alcune cose che le avrebbero dato fastidio. Gianluca non accetta la separazione e perseguita Alessandra e i ragazzi con uno stalking pesantissimo. Oltre a perseguitare lei, si allargava anche ai familiari, ecco. Anche con me ci sono stati degli episodi dove dovevo andare a prendere il bus per tornare a casa e me lo sono trovato sotto casa di mia nonna. Da casa di mia nonna ha voluto darmi un passaggio e non me la sono sentita di dire di no, anche perché era un po' strana la situazione. Lui mi ha portato a casa, ho fatto tutto il viaggio dove lui parlava male di mia mamma, dice, dove cercava di metterla in cattiva luce. E io purtroppo ho dovuto assistere anche a questo. Lì c'erano anche questi giochetti che lui faceva per fargli del male, insomma, anche psicologicamente, mettendo i suoi figli contro di lei. Ma come si vive quando si perde una madre e ci si ritrova improvvisamente orfani di femminicidio? La cosa che non vuoi è che provino pena per te, ecco, perché noi abbiamo sempre voluto essere trattati come persone normali. Tanta gente che magari prima non si è mai fatta sentire come di norma, si fa sentire e subito sono gli amiconi, quando prima in realtà non ti cagavano di striscio. Lo sa tutto il paese e non solo, insomma. Lo sanno proprio tutte le persone che ti stanno attorno, tutti sanno chi sei e molti ti identificano come quello al quale hanno ucciso la mamma. Non sei più quello che eri prima, hai un'etichetta sopra. Non è facile la vita degli orfani di femminicidio. È impossibile dimenticare, perché sono delle cose troppo forti. Ti senti morire dentro, rimane sempre il groppo sullo stomaco, però ci penso tutti i giorni e l'unica cosa che puoi fare col tempo è imparare a convivere con questa cosa che hai dentro. Le istituzioni non sembrano ancora pronte ad affrontare le esigenze di queste ulteriori vittime. Non lo sono né da un punto di vista pratico né legislativo. Esiste infatti una legge per la loro tutela, ma è ferma, perché mancano gli strumenti per renderla operativa.
chiedo alle istituzioni di essere più presenti, più immediate per il semplice fatto che l'aiuto non serve dopo, ma serve nell'immediato, subito dopo, quando hai veramente bisogno di un aiuto economico, quando tante porte ti si chiudono e devi aprirtele con forza nonostante il periodo che stai passando. Siamo rimasti comunque a dover affrontare la spesa di un mutuo. Insomma, a 17 anni a dover parlare di dover avere delle rate da pagare mensilmente. Per fortuna ci sono stati i miei zii che comunque mi hanno aiutato anche economicamente, ma se non ci fossero stati loro, comunque io non voglio pesare troppo su di loro, mi dovrò staccare. Hanno anche diritto loro a viversi la loro pensione in pace, ecco, senza pensieri, dato che ormai ne hanno avuti anche troppi. Purtroppo noi, come orfani di femminicidio, non abbiamo nulla. I figli di Alessandra, dopo l'omicidio, si sono costruiti un futuro da soli. Oggi lavorano entrambi come camerieri. In più, hanno fondato un'associazione dedicata alla mamma, con lo scopo di aiutare gli altri orfani di femminicidio. L'associazione si chiama appunto ALE, che è appunto in memoria di mia mamma. È un'associazione che è stata voluta principalmente da me e da mio fratello. È in aiuto, insomma, in sostegno, che offre un percorso per gli orfani di femminicidio. Mia madre, ora come ora, potrei dirgli: guarda, mi sono comprato la moto che non volevi comprarmi perché era troppo costosa. E sto lavorando, mi sto guadagnando da vivere, dai. In qualche maniera ci sto riuscendo. Le parole degli orfani di femminicidio devono farci riflettere sulle difficoltà della loro vita, ma anche sulla loro forza assolutamente straordinaria. Ora passiamo alla seconda storia. È la storia di Yanexi Guevara, che è stata uccisa a 21 anni da suo marito. L'omicidio è avvenuto in provincia di Ravenna, dove i due vivevano. L'uomo aveva conosciuto Yanexi a Cuba, l'aveva sposata lì e poi l'aveva portata in Italia. Il processo per arrivare alla condanna è durato ben 10 anni, una vicenda molto complicata, piena di dubbi. Io ora vi leggo un estratto degli atti processuali che sono la base della nostra ricostruzione. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini. In effetti contattai il responsabile dell'agenzia Viaggi Torinese, presso cui mia moglie aveva acquistato il biglietto, per chiedere se fosse possibile annullare il biglietto aereo in modo che mia moglie se ne stesse a Cuba e io potessi evitare le noie della separazione e dell'affidamento della bambina. Mia moglie, a seguito dell'annullamento del biglietto, protrasse la sua permanenza a Cuba sino a quando non raccolse, non so come, i soldi per comprare un altro biglietto. A fronte dell'annullamento ricevetti dall'agenzia un buono di euro 250 da utilizzare entro un anno. Al ritorno di mia moglie, questa mi chiedeva spiegazioni. Ma io me la cavai dicendole che il biglietto non si poteva annullare e che quindi se si fosse presentata in aeroporto il volo ci sarebbe stato. Durante la permanenza a Cuba di mia moglie mi sentivo telefonicamente più con la cugina che con lei. Non ho mai minacciato mia moglie né l'ho mai ricattata sul bambino. Le uniche cose che le dicevo erano quelle di andarsene da casa.
Tanto più che a seguito del collocamento del minore presso il padre, non vi era ragione che continuassimo a convivere.